Collegato da dove? Facco, dove è collegato? Da Milano, Leonardo Facco, Movimento Libertario. Come va? Come sta Facco? Tutto bene? Buongiorno. Allora, intanto vedevo che lei osservava con interesse questa storia del baratto amministrativo a Milano. Le piace? Pazzio di gioia. Ecco, il lei sarebbe pronto per saldare i suoi debiti col fisco italiano? No, ma non ho debiti col fisco italiano io, per fortuna. Se li avesse, lontano. Se li avesse. Non ne voglio avere col fisco amico, quello del lato oscuro, non mi interessa. Qual è il lato oscuro del fisco, secondo lei? Secondo me? Sì. Il lato oscuro del fisco è il fisco. No, ora, il ragionamento sulla dichiarazione fatta dalla Orlandi, io le rivolgo una domanda. Sì. Lei, chi altro ha sentito fare dichiarazioni simili a quelle delle Orlandi? Quasi nessuno, forse qualcuno in Guerre Stellari. No, non è vero, non è un attento filmografo, perché basta guardare qualche film tipo Il Padrino per rendersi conto di che cosa dicono coloro che vanno a compiere qualche estorsione nei confronti di qualcuno. Mafia, camorra si comportano così, cioè se non state vicini al fisco vedrete il lato oscuro di quello dell'accertamento, cioè sono veri e proprie forme di taglieggiamento, i Vopos, la Gestapo, a me ricorda questa roba. C'era un grande studioso, Rothbard, che proprio recensendo Il Padrino a un certo punto di fronte alla tassazione, parliamo di oltre 30 anni fa, diceva: ma qui ci troviamo di fronte a che cosa? Di fronte a un furto su scala planetaria, nessun ladro sarebbe in grado di compiere un furto come è la tassazione. E di più, diceva, il modo in cui si comporta il fisco nei confronti dei contribuenti sa davvero di taglieggiamento. Poi, e concludo, se questo è il lato oscuro del fisco, mi viene da ridere pensando al fisco amico, al lato chiaro. Qual è in Italia il lato chiaro del fisco amico? Abbiamo cartelle pazze. L'altro giorno la notizia, visto che date anche voi notizie sugli evasori, è che cartelle pazze, dimostratesi essere pazze e quindi ritornate al mittente, Equitalia cosa ha fatto? Le sta rimandando i contribuenti sperando che questi qui, magari terrorizzati, vadano a pagarle. Quindi il fisco amico è questa roba qui, sono tasse da Cayenne, sono interessi da usura, sono i ceppi alle auto, sono i pignoramenti. Allora, ho capito, è chiarissimo, il lato oscuro è chiarissimo. Dopo che fa effetto? Siamo alle tasse, a me non stai mi piace la Orlandi, ci sto passando. Però adesso voglio difendere la Orlandi, secondo me non è la mafia, è quello che si fa negli Stati Uniti, c'è una prima, io ovviamente non l'avrei detto, non mi piace la gestione, una serie di cose, però è la Repubblica Italiana che ti segnala che i tuoi fornitori hanno detto di averti venduto delle cose che tu non hai messo negli acquisti, è un incrocio. I tuoi fornitori dicono che ti hanno venduto 1 milione di euro di roba, tu dichiari che hai comprato 100.000 euro, mi dici la differenza, te la sei mangiata, non hai registrato le fatture, quindi è una cosa logica. Io farei tutto in un altro modo, non è che l'Agenzia delle Entrate deve gestire la quotidianità, non sono degli studiosi sociali della determinazione dei tributi, sono degli impiegati, dei funzionari, cioè, per questo io non l'avrei detta quella cosa, mi sarei tenuto su un profilo istituzionale da parte di Rossella Orlandi, non avrei imitato Guerre Stellari, ma è una questione di stile, ma non mi può dire la mafia, è la Repubblica Italiana, negli Stati Uniti e in tutti i paesi è assolutamente la stessa cosa, sulle prime, solo che lì ti vanno a trovare, qua te mandano le lettere perché vogliono rimanere incollati alla schiena, nel senso che l'evasore, in America vengono direttamente a bussare, in America controllano il territorio, qui ti mandano le lettere perché a forza di parlare di lotta ai criminali, gli evasori all'opposto, è criminale Equitalia, eccetera, cioè a forza di criminalizzare tutto, abbiamo paralizzato gli uffici tributari. Gli uffici tributari hanno paura di valutare quello che le organizzazioni, e allora studi un po' di diritto tributario, ci sta sul mio profilo Twitter, vabbè, c'è un libro in open andiamo, access,
non li vendo i libri, legga, facco e guardi, è scritto in italiano, non è come i libri di tributario normali che sono scritti in gotico con sottotitoli in slovacco. Quindi chi è che porta le imposte in Italia? Chi è che porta le imposte? Gli uffici tributari delle organizzazioni, la RAI, le aziende. Cioè. Dove non ci sono uffici perché c'è un artigiano, ci vuole il fisco che vada a valutare. Non ci va. Allora, Facco, dai, si legga questo libro open source. No, no, ma tanto, ma è semplice. Sono una persona curiosa. Sono una persona curiosa e poi per lavoro, insomma, passo il tempo leggendo, quindi si figuri se non mi metterò a leggere questo libro. Ma io ho letto il suo. Scritto in italiano, cioè ci mancherebbe altro. Ma che i libri giuridici sono scritti in italiano? Però solo per dire, questa demagogia sul fisco, ogni tanto si citano sempre gli Stati Uniti, no? Un classico, io sono appena tornato dagli Stati Uniti. Guardi, io negli Stati Uniti mi siedo a parlare con imprenditori, amici di imprenditori, eccetera, e quando tocca il mio turno per parlare, racconto un po' la situazione italiana relativamente al fisco e alle tasse. Sono due le affermazioni che di solito mi fanno loro. La prima parte con una domanda ed è: ma scusate, ma voi lavorate per lo Stato? Perché quando gli si parla di 70% di pressione fiscale, questo ti dicono. La seconda cosa che ti dicono, dopo che gli racconti, oltre alla pressione fiscale, come funziona il sistema tributario che l'amico Lupi ama tanto... No, non lo amo! Io amo le istituzioni! Finiamo! Io amo le istituzioni naturali, non le istituzioni imposte. Viva l'anarchia! Cosa ti dicono? Su, buoni, dai. Vabbè, dai. E allora che cosa dicono gli americani in questo caso? Che però le tasse le pagano, non hanno un'evasione fiscale come quella italiana. Cosa aspettate a rivoltarvi? Gli americani pagano meno della metà delle tasse che paghiamo noi. Sì, però le pagano. Non esistono comportamenti, simili ai funzionari di Equitalia oppure ai controllori dell'Agenzia delle Entrate o della Finanza. Che si comporta nello stesso modo. Va bene, vi faccio vedere queste lettere inviate da Equitalia. Un attimo, Facco. È una cosa per voi. Perché hanno paura, Leonardo. Buono, dai.